Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Quest'oggi parleremo di un cane molto particolare e unico. Mi riferisco al Rhodesian Ridgeback. Quando affermo di una razza unica è perché è l'unica razza riconosciuta del Sudafrica. Infatti le sue origini sono sudafricane e là è una razza abbastanza diffusa. Proviene da un animale semiselvatico che ha accompagnato le migrazioni dei boscimani e Zulu nell'Africa meridionale. In seguito all'arrivo dei Boeri nel XVII secolo, il Rhodesian è stato incrociato con razze europee. Morfologia. È un braccoide. Taglia e peso: ad altezza algarrese 63 cm a 68,5 per i maschi, da 61 a 66 per le femmine, peso di circa 35 kg. Standard: la testa è lunga, con cranio largo e stop accentuato. Orecchie di media grandezza, attaccate alte e pendenti. Il corpo è molto possente tipo bracco, il pelo è raso, fitto e brillante, caratteristica cresta di pelo sulla schiena in direzione opposta al pelo del mantello. Il mantello è marrone nelle diverse sfumature. Il Rhodesian Ridgeback è caratterizzato da coraggio e fiducia in se stesso, uniti a un'intelligenza amichevole. Lo standard di razza definisce in poche parole il carattere del Rhodesian: dignitoso, intelligente, distaccato con gli estranei, ma senza aggressività e o timidezza. Il Rhodesian è un cane molto affezionato a tutti i componenti della casa. È un cane estremamente dolce, con il suo nucleo che difenderebbe a costo della propria vita. Gli piacciono moltissimo le coccole e sviluppa un forte attaccamento verso tutta la sua famiglia, cercandone spesso il contatto. Oltre che per la caccia e la compagnia, il Rhodesian Ridgeback è anche un ottimo guardiano ed è soprattutto amico dei bambini. Originariamente in Zimbabwe e Sudafrica, il suo compito era quello di proteggere e sorvegliare i più piccoli dagli animali feroci. È un eccellente cane da compagnia, adatto alla vita anche in appartamento, è fortemente legato alla famiglia e per questo motivo non deve vivere in solitudine segregato in giardino, preda della noia o separato dai compagni umani. Il Rhodesian è un cane a pelo corto e pertanto con meno protezione al freddo di altre razze. Pertanto, durante la stagione invernale si consiglia di avere un maggiore accorgimento, evitando di lasciarli all'esterno per molto tempo e comprandogli un cappottino per le passeggiate in montagna. Al contrario, invece, il Rhodesian è un cane che mostra una buonissima tolleranza alle temperature calde. Questo tipo di resistenza nasce e si sviluppa anche grazie alla presenza fisica di un vero atleta, in grado di sviluppare un'ottima attività in diverse condizioni ambientali. Bisognerà comunque fornirlo di un posto fresco e riparato dove potersi rifugiare in caso di caluga eccessiva. Possiede un'ottima intelligenza ed è ben addestrabile. Non è un cane a cui interessa fuggire, ha un ottimo controllo del morso e un buon cacciatore che abbaia quando serve. Molto bene, anche per oggi il nostro piccolo video finisce qui. Vi invito come sempre ad iscrivervi, magari anche a commentare. Lasciate un like e nel frattempo noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Fido Tutorial.